Tre mesi fa, esattamente a quest'ora, camminavo da queste parti. Percepii o intuii qualcosa di brutto, sì, perché alle 5:10, più o meno come adesso, era completamente buio, peso, e dissi quasi come se fosse notte nel giorno. E raccontai degli episodi o delle possibilità col quale avrebbe potuto venire la fine di questi tempi. Difatti il video è intitolato C'era una volta il mondo. Sì, perché spiegavo che sarebbe successo qualcosa di brutto. Non sapevo come né quando, ma qualcosa di brutto è successo. Sì, perché esattamente dopo che feci il video, che era il 21 novembre del 2019, scoppiò in Cina i primi casi di coronavirus, sottovalutati o forse taciuti, iniziarono ad aumentare sempre di più in Cina, a Wuhan, fino a quando un medico coraggioso denunciò la cosa pubblicamente ai suoi colleghi in Cina, e in effetti fu perseguitato dalla polizia e poi è morto mentre curava i pazienti del coronavirus. Ecco, qualcosa di brutto avevo detto che stava succedendo, sì, anche perché mentre giravo il video stesso successero delle disgrazie o delle cose brutte, ovviamente, qua a Milano e poi a Udine, che sembrava quasi confermassero quello che avevo detto nel racconto del video stesso. E in effetti il giorno dopo feci un altro video riportando quegli articoli, ed era appunto il 21, il 22 quel video, ma il 21 sono ripubblicati, in cui dicevo che era confermato quello che dissi nel video stesso e pertanto c'era solo da aspettarsi qualcosa di brutto. Ecco, le conferme, come dico sempre, bisogna poi aspettare i fatti per avere la certezza di quello che uno percepisce, come ho già detto in molti altri casi, ho dimostrato che molte percezioni che ho avuto sono diventate poi realtà, iniziando appunto nel 2011, quando apparsero nel cielo decine e centinaia di scie a forma di is, quasi come dire cancellare, eliminare, terminare, sì, il mondo degli uomini. E sembra quasi che dopo 7 anni di segni premonitori avvenuti in ogni parte del mondo, come i fiumi le cui acque improvvisamente sono diventate color di sangue, la neve altrettanto, e così le piogge altrettanto, e come dissi spesso nei vari video, dicono ma sì, ma c'è stata una combinazione di sabbia, vento e questo e quell'altro, di alghe che hanno dato il colore a, e per cui sì, anche quando la banda di sequestratori manda un orecchio alla famiglia, è un orecchio, sì, ma il significato qual è? Che se non pagano, il sequestrato viene ucciso. E per cui la realtà superiore, attraverso la natura, negli ultimi 7-8 anni, iniziando dal 2011, il famoso anno delle trombe dell'Apocalisse, esattamente quell'anno in cui stranamente, dopo che è apparsa una scia, una grande X sopra di me, bruciai vivo, improvvisamente il 5 maggio 2011, ecco, la realtà superiore ha manifestato agli uomini che dopo l'oscuramento della vita ci sarebbe stata una fine, la fine di questa realtà, di questo mondo, una fine comunque sia, e quello che sta dimostrando il coronavirus, e non solo, ma soprattutto il coronavirus, sembra quasi la conferma, la verifica di quanto ho interpretato da parte della realtà superiore, sì, che ha manifestato per ben 8 anni eventi più o meno apocalittici in ogni parte del mondo, come ho detto, e ho riportato su una playlist del canale Louis Ferdi, intitolata Segni premonitori, inquietanti segni premonitori, così come parlo in altre playlist della fine di questo mondo, o meglio ancora, per ricordare il presente, nell'ultima fatta playlist, che è intitolata appunto C'era una volta il mondo, si può vedere la serie di video che dopo il 21 novembre ho fatto, in cui appunto ho detto
c'era una volta il mondo e poi successivamente dopo succederà qualcosa di brutto agli uomini o alla Chiesa. Ecco, c'è una serie di video da quel giorno in poi che dimostrano come la percezione, come quello che ho interpretato dai vari segni, sia diventato una realtà attuale. Perché vedi, anche quando si formò, divenne rosso il cielo su Milano, dal quale sto parlando ovviamente, tutti dissero: ah, che bello, meraviglioso. Sì, e io feci notare però che le cose belle e meravigliose nascondono qualcosa. Sì, il significato. E il significato era inquietante, tremendo. E questo lo dimostra il fatto proprio che in questi giorni le 6-7 persone che hanno contaminato altre nazioni erano passate a Milano. In Croazia il ragazzo è arrivato a Milano e ha preso il coronavirus. L'altra ragazza di cui parlava stamattina il telegiornale svizzero era stata poco prima, qualche giorno, a Milano, e così via altri casi. Ecco, Milano segue quel presagio di cui feci vedere o ne parlai, di quel cielo rosso che si formò sopra la città e che non era solo meraviglioso, ma aveva un significato inquietante, che qualcosa di brutto sarebbe successo. Così come stasera c'è il cielo coperto, dopo una giornata meravigliosa che c'è stata ieri, in cui il sole ha segnato fino a 21 gradi, bollente. Diversamente da oggi, che ho deciso di fare questo video per ricordare un po' i fatti, come dire, la gente è stata avvisata da coloro che hanno creato questo pianeta, questo mondo, noi. Sì, è stata avvisata che qualcosa di brutto sarebbe successo. E i video lo dimostrano, testimoniano, sono oltre 3.000 video, ma in particolare alcune centinaia, diverse centinaia, che parlano proprio dei segni premonitori e della fine di questi tempi. Del cielo rosso su Milano, che era un presagio brutto, difatti le persone che hanno contaminato, come ha detto, partivano da Milano e hanno portato con loro il coronavirus. Già, e così hanno chiuso le porte all'Italia, molti stati, e soprattutto la dimostrazione che quel famoso cielo rosso su Milano non era soltanto bello e quant'altro hanno scritto, perché dietro il bello c'era un presagio, un significato inquietante, brutto, tremendo. E quello che sta succedendo adesso forse è soltanto l'inizio. Sì, perché nessuno saprà fino a che non succede, fino a che punto arriverà il coronavirus che sta contaminando il mondo intero. Certo, una piccola influenza, come dicono alcuni medici, o simile a un'influenza, ma che potrebbe causare migliaia e migliaia di morti, perché nessuno è vaccinato contro di essa, senz'altro persone anziane e forse anche meno, visto considerato che il medico cinese che ha scoperto questo virus è morto, aveva solo 34 anni, così come è morto il medico, il primario dell'ospedale, e così come è morta anche un'altra famiglia importante in Cina, sì, quella di un famoso regista che si è messo in quarantena con la sua famiglia, come sono costretti a fare in Cina, e ha visto morire sua madre, suo padre, poi è toccato lui e suo figlio e poi è morto anche lui, sono morti tutti, e ha lasciato una lettera al figlio che era in Inghilterra per salutarlo. Ecco, sarà un virus leggero, dicono, come influenzale, però sono morte migliaia di persone, sia in Cina che nel resto del mondo. Quello che potrà succedere nessuno lo sa, e come dico sempre, bisogna aspettare i fatti per avere la certezza. Sicuramente i video che ho pubblicato dal 21 novembre 2019 in poi dimostrano che c'è qualcosa in ciò che ho detto che corrisponde esattamente a quello che sta avvenendo, soprattutto come il video dell'inizio del 2020 in cui parlavo che probabilmente il treno speciale, che era appunto definito 2020, poteva deragliare. E poi una conferma si è avuta col Freccia Rossa, che è deragliato improvvisamente un treno super tecnologico che era impossibile che deragliasse. Eppure è successo, quasi a confermare il video di inizio 2020, che poi è stato confermato da questa esplosione del coronavirus che sta impaurendo il mondo, ma non solo per le sorti del virus di cui le persone vengono contagiate, ma per la questione economica,
visto che stanno già parlando di miliardi e miliardi che sono stati persi a livello economico, sia in Italia che in tutto il mondo, soprattutto in Cina. Ecco, in questo punto 3 mesi fa feci quel video, così come feci interpretazioni varie dei vari segni premonitori in oltre centinaia e centinaia di video, sembra quasi essere confermato dal coronavirus. Ho voluto solo fare questo ultimo video per ricordare che eravamo stati avvisati da coloro che là in alto controllano questo mondo, questo pianeta da sempre. Già, chiamati come si vuole, sono sempre loro, la realtà superiore. Soprattutto quella realtà superiore che attraverso la Madonna, il 13 ottobre del 1917, fece vedere attraverso il miracolo del sole che è divenuto color rosso sangue, precipitava sulla terra, ecco, fece vedere la fine del mondo, o almeno un segno di come sarebbe potuto avvenire la fine del mondo, perché 3 mesi dopo l'ultima apparizione iniziò a trasformarsi il virus influenzale normale in una pandemia chiamata poi il virus della spagnola, sì, che colpì 1 miliardo di persone e ne uccise tra i 50 e i 100 milioni. Ecco, questo per ricordare che cosa? Che, come ho già detto in molte occasioni, adesso la tecnologia è più avanzata, i medici, la scienza è più preparata diversamente da allora, ma è inutile scherzare con la realtà superiore, perché queste cose le sa, ce le ha trasmesse loro, ce le hanno trasmesse la conoscenza, e per cui l'imprevedibile è possibile, soprattutto se chi decide, come ho sempre detto, è là in alto, che ci vede, ci osserva continuamente. Bisogna solo aspettare per vedere cosa succederà alla fine. Questo è soltanto un modo per dire che siamo stati avvisati, anche se ce ne siamo fregati, di quello che qualcuno là in cima trasmetteva a noi, piccoli uomini.